abbiamo portato avanti un po' il lavoro per cercare una casa per i domiciliari a Budapest, questo siamo a buon punto. Poi oggi c'è stata la novità della dichiarazione del ministro degli esteri ungherese, che ci ha fortemente spiazzato, perché non ci aspettavamo che il governo ungherese entrasse così a gamba tesa su un argomento giudiziario, a nostro avviso. Una dichiarazione che è stata rilasciata dal portavoce del ministro ungherese oggi pomeriggio, dopo l'incontro col ministro Tajani, su cui ovviamente noi avevamo riposto grandi aspettative, però insomma mi pare che dalle dichiarazioni del portavoce e del ministro ungherese che è stato incontrato, cioè il corrispettivo di Tajani che è stato incontrato oggi, se queste sono le premesse andiamo proprio male. Ecco. Ci sono essenzialmente, dice che praticamente mia figlia è giusto che sia in carcere perché ha commesso dei reati gravissimi ed è giusto anche che sia condannata, quindi contravvenendo in pieno a quelle che sono le regole normali di una democrazia in cui tendenzialmente il potere esecutivo non interferisce con il potere giudiziario. Cioè, avete visto tutti i disegni apparsi a Budapest con mia figlia impiccata, per cui chiaramente siamo preoccupati per quello, però cioè, nel momento in cui le istituzioni italiane ci dicono che questo è il passo da fare, immaginiamo che le istituzioni italiane abbiano delle informazioni che ovviamente per noi non sono accessibili, che ci garantiscano che il problema della sicurezza è superato. Ecco, per quanto riguarda la detenzione in carcere, ci sono stati miglioramenti ulteriori rispetto ai giorni scorsi? No, più o meno negli ultimi giorni non c'è stato nulla di saliente da quel punto di vista. Ci sono stati grandi miglioramenti dal momento in cui le immagini che abbiamo visto tutti hanno iniziato a circolare. Lì c'è stato veramente un importante miglioramento. Siamo stati il 21 lì a Budapest, avevamo la riunione, l'incontro di un'ora che ci è consentito al mese, siamo andati lì appunto in quell'occasione. E dopo il 21 non vi siete più sentiti? No, ci sentiamo quasi quotidianamente con mia figlia. Lei ha un cellulare a 70 minuti alla settimana per chiamare e lo usiamo fino a esaurimento ovviamente. Come sta? Dal suo punto di vista in questi giorni com'è? Stressata perché ci sono tutta una serie di cambiamenti in corso, ci aspettavamo diciamo che ci fossero delle evoluzioni un pochettino più rapide, un po' di delusione a causa di quelle aspettative che sono un po' venute a mancare, però insomma fisicamente sta bene, certo è un anno lì che ha un'ora d'aria al giorno, non è chiaramente la figlia che ero abituato a vedere.